Ingegner Svetoschi, amministratore delegato di Centro Solar, ci può spiegare la realtà Centro Solar, cosa fa in Italia sul mercato europeo in generale? Grazie, molto volentieri. Centro Solar è un produttore di moduli fotovoltaici, un produttore tedesco. Qui in Italia siamo presenti a Verona con la propria sede e da 2007 forniamo moduli fotovoltaici della nostra produzione, la produzione Made in Germany, al mercato fotovoltaico italiano. Siamo presenti qua da 4 anni ormai e abbiamo una importante storia qua nel fotovoltaico italiano. Abbiamo fornito materiale per oltre 500 impianti già realizzati su diversi contesti, sui tetti, anche a terra. E siamo molto fieri della nostra presenza qua in Italia perché crediamo fortemente in questo mercato, uno dei più importanti in Europa. Ingegner Svetoschi, quali sono i prodotti e le novità che presentate qui a Solar Expo? Centro Solar attentamente sta analizzando il mercato fotovoltaico italiano e già nella preparazione al terzo conto energia cominciamo a lanciare nuovi prodotti per integrazione architettonica, per impianti innovativi. Uno di questi è un modulo fotovoltaico, una tegola fotovoltaica che si chiama Integration Deluxe in due varianti, poli e monocristallina. Poi abbiamo anche un prodotto per integrazione architettonica per i grandi superfici di tetti industriali che si chiama TF Membrane e poi alla fine abbiamo anche un prodotto per i tetti che si chiama TF Multi Professional. Questa è la novità di quest'anno che ci permette di coprire con fotovoltaico tutti questi tetti senza inclinazione, che ne sono tanti in Italia. Ingegner Svetoschi, quali sono gli obiettivi e la strategia che Centro Solar adotterà da qui in avanti, diciamo nel prossimo 2012? Centro Solar vuole rafforzare il proprio posizionamento nel mercato italiano, vuole fornire in maniera capillare tutti gli installatori che oggi si stanno avvicinando a questo mercato fotovoltaico, un mercato in forte crescita. Vogliamo potenziare la nostra presenza, aumentare il numero di moduli venduti quest'anno, vogliamo concentrarci sul settore residenziale e quello dei tetti industriali. Pensiamo che questo sarà un grande futuro per il mercato italiano e anche questo è il mercato più sostenibile, dove non ci sono le speculazioni ma dove c'è più risparmio energetico, perciò alla fine questo dovrebbe essere anche l'obiettivo del fotovoltaico. Penso che con questa strategia Centro Solar è una di poche aziende in Italia che ha capito veramente in quale direzione sta andando questo mercato. Cosa ne pensa della definizione del terzo conto energia? Siamo ovviamente tutti gli operatori sono in una grande attesa della firma definitiva sotto la bozza che è stata già presentata dal Ministero del Sviluppo Economico. Io sono molto fiducioso, penso che questo mese oppure il mese di giugno questo decreto sarà firmato. Noi ci stiamo preparando con i nostri prodotti, con strategie aziendali che permettono a noi a vendere i nostri prodotti anche dopo 2010. Sono abbastanza calmo perché l'attuale conto energia prevede una proroga di 14 mesi per quanto riguarda impianti fotovoltaici per soggetti privati e addirittura 24 mesi di proroga per investitori pubblici. Perciò anche in caso di un slittamento, che è sempre possibile, della firma sotto questo nuovo decreto per terzo conto energia, siamo abbastanza sicuri che fino a luglio l'incentivo attuale verrà pagato, fino a luglio 2011. Perciò c'è solamente da aspettare e fare il tifo alla commissione che deve prendere questa decisione.